Ogni volta che la faccio piange, per questo la faccio. Mi ha messo in difficoltà. L'ho sempre ritenuto un canto che viene dallo Spirito del Signore. Sono belle tanti canti, anzi molti chiamano canzoni, vero? Io lo chiamo cantico, faccio una differenza. Perché continua a toccare il mio cuore. Non è un'emozione, diciamo, passeggera, qualcosa. Perché il Signore ha guidato in quell'occasione in modo particolare il fratello Lillo. Io non sono in grado di capire curru, perché per me è ancora un po' difficile. Però questo canto è rimasto indelebilmente nel mio cuore. E io credo che anche per voi questa sera avete sentito che c'è il tocco dello Spirito del Signore. E non sto elogiando l'uomo, ma sto elogiando ancora in questo momento lo Spirito di Dio che ha guidato questo mio fratello, che da tanti anni insieme a Giuseppe ci siamo conosciuti tanti anni fa. Ci siamo persi un poco di vista per tante ragioni, ma sappiamo che il Signore ha i suoi piani, le sue cose. Io stasera godo veramente la comunione, la presenza di Dio, e al di là di ogni parola, che tante volte è difficile trovare parole diverse, perché il nostro vocabolario è molto limitato, per quanto abbiamo tanti vocaboli, ma sono i sentimenti che possiamo ancora avvertire dentro di noi, che viene e vengono direttamente da una sensibilità che ci viene dalla presenza del nostro Dio vivente nel mezzo di noi. E per me è motivo di gioia anche tornare dopo tanti anni a vedere anche l'opera e anche la costruzione di quest'opera. Non ho avuto molto tempo, non visito molte chiese, perché quello che ci manca è proprio il tempo, fratelli miei, è diventato sempre più difficile. Non solo noi combattiamo la nostra vita spirituale, il combattimento l'abbiamo continuamente, perché siamo in guerra, una guerra santa, la vera guerra santa, non quella che ci vogliono far capire quelli che vanno a ammazzare la gente. Perché il nostro combattimento non è contro né carne né sangue, ma contro i principati, le potenze delle tenebre. E quando ci sentiamo deboli, siamo forti in Cristo Gesù, perché anche in questo momento Satana è perdente, perché Cristo è nel mezzo di noi, perché Gesù vive nella mia e nella vostra vita. Amen. Non è la forma, non è. Io sto insistendo molte volte anche nelle chiese, è la chiesa principale dove esercito il ministero. Mi sono convinto sempre di più che la religione non serve a nessuno, ma quello che ci serve è la fede. È la fede che viene dall'udire, è l'udire che viene dalla parola di Dio. Sono stanco di vedere tanti religiosi che ad un certo punto diventano peggio dei farisei. Com'è bello invece quando, come fratelli, nella semplicità, nella onestà, nella sincerità proprio. Il Signore ci vuole semplici e sinceri, le due S. Quando ci incontriamo, e ci incontriamo perché veramente il Signore è nel nostro cuore, perché Cristo vive nei nostri cuori. È vero, fratelli miei, sorelle care? E io soprattutto anche quando vengo in Sicilia con i miei figli spirituali, quelli che ancora ho avuto l'onore di vedere, di nascere e crescere, io provo una gioia immensa perché vedo la sincerità nei volti e nelle espressioni, nelle vostre espressioni, nel nodo, perché al di là di tutte le parole, vi ho detto, molte volte le parole non sono sufficienti ad esprimere i nostri sentimenti. La parola sì. La parola, sapete che è? La parola di Dio, la Bibbia. Sì o no? Amen. E quindi anche stasera per me è stato un viaggio un po' particolare. Il maligno si sta attaccando. E più si sta attaccando, sto comprendendo che stanno avvenendo e avverranno delle cose gloriose e meravigliose. Stavo confidando con qualche fratello, mi ricordo, ho detto anche a Giuseppe, sto avendo dei momenti di battaglie, la guerra è fatta di tante battaglie, ma sto avendo dei momenti di particolare intensità. Eppure qualcuno potrebbe pensare, sono circa 60 anni che ho conosciuto, ho servito il Signore, dice, in tanti anni forse hai dimenticato. No, in realtà non ho,
dimenticato molte cose, ma queste battaglie che sto sperimentando in questi ultimi tempi sono a livello ministeriale, neanche a livello personale. Mi sto accorgendo che Satana sta in grande difficoltà perché sta cercando di coinvolgere e coinvolgerci, ma l'ho detto prima e lo dico con autorità che viene nel nome di Gesù. Lui è perdente. È perdente. Amen. Perché il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica. E poi c'è scritto: resistete al diavolo ed egli fuggirà, non andrà via 4-4, fuggirà. Amen. Il Signore è con noi. Il Signore è con noi. Il Signore è con noi. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi è una gioia questa sera, anche se il viaggio si era preannunciato in maniera molto difficile. Ero venuto puntuale perché a me piace quando viaggio di venire molto prima. Sono arrivato, c'era la partenza alle 10, alle 8:30 ero già pronto. Dopo aver fatto tutto arrivo lì e mi dicono che l'aeroplano si è guastato e non si sapeva più. Vado a leggere, faccio tutti i controlli, vado a leggere. Alle 10 del mattino mi annunciavano che forse si riusciva a partire alle 3:20. Ho detto non è possibile, 3:20, poi mentre veniamo e viaggiamo. Però il Signore mi ha guidato. Sono sceso, mi sono fatto tutto il giro, sono ritornato un'altra volta in fila. Chi mi diceva una cosa, in alto, sono tornato dove mi avevano fatto l'imbarco. Ho detto, avevo visto che su Palermo c'era una possibilità alle 11:15, lo stesso tipo di aeroplano. Si era aggiustato, l'avevano cambiato, non lo so. Ho chiesto di cambiare il volo per Palermo. Il mio caro fratello Lillo ha avuto grossi problemi, l'ho fatto spostare da una parte all'altra, ma era l'unico mezzo per poter arrivare da voi. E devo dire, nonostante qualche piccola difficoltà, avevo dato anche il bagaglio per Catania. Ringrazio il Signore, perché il Signore è la nostra vittoria. Oh, stasera ho la gioia di poter stare con voi. E la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Siamo d'accordo? Allora, davanti a me un passaggio biblico che sicuramente ci rallegrerà. L'ho sentito nel cuore e quindi voglio leggerlo insieme a voi. Gloria al Signore. Allora mi date qualche minutino, ma sarebbe possibile un piccolo cantico nel frattempo? Sono un poco abituato. È possibile uno? Non so se conoscete Dio fammi strumento. No, la vostra scelta. Alleluia. Diamo gloria a Dio insieme. Alleluia, lodate il Signore. Amen. Alleluia. Io faccio ripetere gloria a Dio. Vediamo se ci riusciamo. Alleluia! Di nuovo, alleluia! Ecco, così vi ricordate così anche il fratello dell'alleluia. Va bene? Non sono soltanto il fratello della santificazione, ma sono anche il fratello dell'alleluia. Gloria al nome del Signore. Allora, vi vorrei invitare per qualche istante ad alzarvi. E affidiamo un cantico secondo la guida dello Spirito Santo. Amen. Con amore, con potenza, prendi tutta la mia vita, con amore, con potenza, prendi tutta la mia vita e ti adorerò con tutto il mio cuore e ti adorerò con tutta la mente e ti adorerò con tutte le forze perché sei il Signore. Tu
prendi tutta la mia vita. Con amore, con potenza, prendi tutta la mia vita e ti adorerò con tutto il mio cuore e ti adorerò con tutta la mente e ti adorerò con tutte le forze perché sei il Signore, tu sei il Signore. Alleluia! Accomodatevi pure, gloria al Signore. Accomodatevi, vorrei dedicarvi questi versi, li voglio dedicare a ciascuno di voi perché lo sento forte nel cuore. E troviamo nell'epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, dal verso primo. Gloria al Signore, questi versi li sento veramente particolarmente e li sento per tutti quanti voi, alleluia. E come sempre a Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la nostra ubbidienza. Cosa risponde questo popolo? È un amen non pentecostale. A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, soprattutto la nostra ubbidienza. Un popolo pentecostale risponde? Amen. Gloria al Signore. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintica ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratemi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e vedute in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. E ci fermiamo qui con la parola di Dio. Ma avete già afferrato da questa lettura, già comprenderete il sentimento che mi tocca molto da vicino questa sera. E perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, è superlativo assoluto, mi sembra, vero? Dalle mie piccole rimembranze di un tempo di scuola. È vero, gloria al Signore. E gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. È un'esortazione, ma nell'esortazione c'è anche ancora un rafforzamento di quelli che sono sentimenti, di quello che è la verità e di quello che divide. Prima parlavamo e il fratello citava velocemente la liturgia e le cose che riguardano la religione. Ma quello che ci muove, quello che ci deve muovere è nel sentire che il Signore è dentro ciascuno di noi e sentire che lo Spirito di Dio abita realmente in noi e che si muove dentro di noi e per cui abbiamo desiderio e ci sentiamo che noi ci apparteniamo l'uno all'altro. Sì o no? Come ci apparteniamo? Ci apparteniamo perché, come dicevamo, abbiamo sentito anche questo, come una volta eravamo solo creature di Dio, ma il Signore ci ha fatti figli suoi.
figli adottivi, ma figli suoi. Amen. E questo ci porta ad avere una comunione, un'unione comune, una realtà spirituale che al di là di ogni realtà sociale, colore della pelle, situazione, ci porta a capire che siamo tutti e siamo di pari consentimento per fare meglio la volontà di Dio. E questa esortazione dice, appunto, la prima esortazione, dobbiamo rimanere nella vera unità spirituale. Dobbiamo continuare a vivere, non nella vita religiosa che la fanno tutti, vedete che non succede mai niente. Anche io quando ero ragazzino, che poi a 16 anni ho conosciuto il Signore, ero religioso, non ero un bestemmiatore, non ero tante cose, ma non capivo niente della fede, la Bibbia nessuno me l'aveva insegnata. Non conoscevo nemmeno che cos'era il Vangelo, la differenza. A quei tempi poi, figuratevi, era il tempo in cui la Bibbia non veniva nemmeno promulgata perché era ritenuto uno dei libri che non dovevano leggere nessuno. E io personalmente ho fatto delle esperienze da ragazzo che non potrò mai dimenticare. Avevo i nonni materni, che a un certo punto avevano una piccola attività di bibite e servivano. E c'era una fabbrica di scarpe, e sopra questa fabbrica di scarpe però si radunavano dei protestanti. Che parola pesante allora! Era una parola per denigrare soltanto. E io non conoscevo la verità, allora ogni tanto mia nonna e mia nonna... Mi fa il piacere, nonno, ci porti queste cose, queste bibite, questo, quell'altro. Io ero un ragazzo e il parroco della chiesa mi aveva detto non leggere mai quello che sta scritto, lo dico in verità davanti al Signore, non leggere quello che sta scritto sui muri. Io ubbidientemente ero tentato a leggere quando arrivavo, ero portato alla curiosità. Però mi mantenevo, dico, che peccato c'è, però proprio in un momento in cui la mia curiosità fu più forte e lessi dei versi che erano così belli. Per esempio ce n'è uno che non ho mai dimenticato, scritto nella vecchia Diodate di un tempo, no? Fate a sapere i miei fatti fra i popoli, era una testimonianza. E quando dico, ma queste mica sono cattive parole. Questo mi ha fatto capire che c'erano delle cose terribili, delle cose, ma io vedo che quello che leggo qua sopra sono ben altre cose, e ringrazio il Signore. Guardavo quei fratelli che venivano a volte, si trattenevano, mi davano la sensazione come se non profumassero, come avessero, era tutta l'infatuazione di una religione, di quella religione e della religione che soltanto è ipocrisia, soltanto ipocrisia e formalità. Ma io, quando poi ho accettato il Signore nel mio cuore, si è liberata tutta la mia vita e ho cominciato a comprendere veramente cosa significa chi è Gesù. Quante volte faccio anche la domanda ai fratelli e alle sorelle nuove, chi è Gesù per te? Glielo faccio questa domanda, non perché io non sapessi, perché grazie al Signore io so una cosa, che Lui oggi è nel mio cuore come nel vostro cuore, perché Gesù è l'unigenito figlio di Dio, è Dio, alleluia, e mediante lo Spirito Santo è presente in mezzo di noi e dentro di noi, sì o no? È così? Però faccio questa domanda, la faccio spesso, e la faccio, ripeto, soprattutto ai novizi, chi è Gesù per te? E qualcuno... qualche volta mi ha risposto, ma Gesù è così, ecco lì. Io rimango soltanto su pochi versi. Gesù è l'unigenito figlio di Dio, è il re dei re, è il Signore dei signori. Anche per voi? Perché non l'abbiamo detto? Egli è il re dei re, è il Signore dei signori, è il Dio del fratello Remo, del fratello Giuseppe, di Lillo, di tutti quanti voi, sì o no, di tutti i pastori. Solo Gesù è il Signore. Solo Gesù è il Signore. Non un Signore, il Signore. Amen? Siamo d'accordo? E allora questi versi, vedete come sposano esattamente i sentimenti che non vengono sentimenti che sono a livello fior di labbra o fior di mente. Sono sentimenti che vengono dalla profondità di quello che è la nostra realtà spirituale, e meravigliosamente sentiamo
Fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, diceva l'apostolo Paolo, state fermi in questa maniera nel Signore. Oh carissimi, che significa stare fermi? Che voi adesso non vi muovete. Fermi in che cosa? Fermi nella fede. Per la fede una volta insegnata ai seguaci del Santo Evangelo, con la forza che in Cristo mi è data, può combattere ed essere fedele. E poi voglio andare di valore in valore, fino alla fine servire il Signore e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. Signore, dai una corona a tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Non lo devo dare perché hanno detto, non hanno detto amen. Il cristiano deve sapere pronunciare i suoi amen, sapete? È troppo importante, perché non è formalità, è quello che è una conferma interiore della nostra vita di fede, di quello che è la realtà, che noi veramente stiamo servendo il Signore, anche se in pratica è il Signore che serve noi, perché Lui ha detto, non sono io che ho scelto voi. O ha detto il contrario? Ha detto il contrario. L'abbiamo scelto noi o lui a noi? È il Signore che ha scelto noi, vero? È tutto il contrario. Perché? Perché se non fosse stato per lui, ma come avremmo capito? Come capiremmo? Come tanta gente che pensa di capire non ha capito niente. Non ha capito niente perché egli l'ha tolto ai savi, agli intendenti, e l'ha donato. A chi? Ai piccoli fanciulli. Chi sono i piccoli fanciulli? Bambini? Sono i semplici, sono le persone sincere, oneste, che vogliono non appetire e dare quello che è la verità o quello che possa sembrare la verità di una religione, è quella che è questa fede che viene dall'udire, quell'udire che viene dalla parola di Dio. Amen! Gloria al Signore! E vedete, si rivolge anche alle donne. Voi sapete che un tempo nell'Antico Testamento le donne erano un oggetto, era ritenuto un oggetto, molti non avevano nessuna cognizione. E vedete, molte volte è stato accusato Paolo, è stato accusato di antifemminismo, di qualcosa del genere. E invece guardate che cosa dice, esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. E poi dice, prego anche te, vero compagno, sovviene a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, eccetera, eccetera, eccetera. Che differenza passa fra l'anima dell'uomo e l'anima della donna? Me lo dite? Non passa nessuna differenza. Perché? Perché il sesso che il Signore ci ha dato è per questa terra, per questa vita, su questa terra. E noi sappiamo tutto questo, ma in cielo non ci sarà né maschio né femmina. Però ci saremo noi. Io certamente ci sarò. Sono presuntuoso in questo, voglio essere presuntuoso. Voi ci sarete? E i vostri amen non mi convincono per niente, perdonatemi, Giuseppe perdonami stasera, ma devi insegnare un pochettino di più a capire che quando diciamo amen, diciamo così sia e così è, ed è un'affermazione che disturba Satana questa, perché al diavolo piace che uno rimane in certe... Noi dobbiamo invece combattere, perché anche i luoghi santi dove siamo, il maligno cerca di starci presente, invece questa sera sicuramente l'abbiamo buttata già fuori. Sì o no? Siamo in grado di farlo? E allora? E dobbiamo con le nostre affermazioni, dobbiamo mettere Satana alle corde completamente, a dire tu non puoi disturbare, noi stiamo lodando l'Iddio della gloria, noi vogliamo fare appieno la volontà di Dio. Amen? Stanno aumentando gli amen, meno male. Gloria al Signore, vedrete com'è, ancora sarà più bello. E poi vedete, parlando della donna, l'Evangelo, ma il verso che io voglio citarvi in modo particolare è donarvelo, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, rallegratevi. Cioè siate di nuovo allegri, rallegrarsi, perché la nostra vita è piena di combattimento. Chi di noi non è combattuto, chi di noi non ha difficoltà, chi di noi non ha sofferenza? Quando veniamo in chiesa, perché ci veniamo in modo particolare?
Molte volte veniamo disturbati da tante cose, a volte veniamo anche avviliti, sì o no? Tante cose che non funzionano, che vorremmo che funzionassero. Però quando siamo nella presenza di Dio, che succede? Il suo Santo Spirito si spande su di noi e le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, le nostre intime sofferenze, che tante cose a volte non ce le sappiamo dire nemmeno l'uno con l'altro. Ci sono delle realtà che ci portano a soffrire, anche se la sofferenza, sappiamo dalla parola di Dio, che è un fornelletto indispensabile, perché se non conoscessimo la sofferenza non apprezzeremo nemmeno la gioia. Ma la gioia del Signore c'è, attraverso la sua parola. E uno dei versi dice anche che la sua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Tutto illuminato questa sera, al di là di tutto il capolavoro di queste lampade particolari, cui parlava anche il padello Lillo, vero? Gloria al Signore, ma noi abbiamo la luce divina, vero o no? C'è la luce del Signore? Dentro al nostro cuore c'è la luce del Signore? Vogliamo dare gloria a Dio con tutto il cuore. Amen. Perciò, fratelli miei, rallegriamoci del continuo. Sta a significare sempre, sempre. Proprio nei momenti anche di maggiore difficoltà. Nei momenti in cui che sembra che tutto stia crollando, che pensate che il castelletto o il castello che abbiamo costruito sta andando a terra. Rallegriamoci nel Signore. Ma perché possiamo rallegrarci nel Signore? Ditemelo. Noi possiamo rallegrarci nel Signore se confidiamo nel Signore. Ma sta arrivando un altro canto, ogni tanto mi arrivano i canti, cioè quelli di un tempo. Confiderò sempre nel mio Signore, nei lieti dì, nei giorni di dolore. Lui se ne ricorda, che è vero, sto parlando di Nino, ma anche penso agli altri fratelli. Questi sono canti che stranamente negli ultimi anni di questa mia antichità, non mi chiamo vecchio, antico, dimentico i nomi, però questi canti che sono così arrivano dentro di me e me li ricordo, riesco a ricordarli, cosa che non mi succede invece con a volte anche diciamo dei nomi che dovrei conoscere immediatamente. Quante volte devo fermarmi un po' e aspettare un lavoro mnemonico per vedere se mi arriva di qualche, è vero Lillo, mai visto, oggi volevo chiedergli qualcosa di qualche nome, mi sono dovuto fermare, perché a volte si blocca. Però io a volte mi sono sempre chiesto perché d'altronde noi ricordiamo i versi della parola di Dio, come ricordiamo in questo caso anche i canti, qual è la ragione? Perché anche quando leggiamo la parola, e soprattutto la parola, e la incameriamo, sembra che in quel momento magari non l'abbiamo ricordata più, ma il Signore ce la lascia dentro, sì o no? Non rimane dentro di noi? E al momento opportuno, come diceva Gesù vicino ai suoi discepoli, quando si parlava delle difficoltà di doversi difendere, e lo Spirito vi ricorderà, o meglio vi rammemorerà, perché c'è una memoria spirituale che è ben diversa dalla memoria fisica, alleluia. Perché? Perché il Signore non è soltanto sopra di noi, ma anche lo Spirito Santo è dentro di noi, sì o no? Io la faccio questa distinzione fra sopra e dentro, è vero? E lo facciamo anche in funzione di quella dottrina che noi chiamiamo pentecostale, è vero? Quella che è la presenza di Dio e quello che è il battesimo dello Spirito Santo, di quello che è una realtà che a Dio si manifesta nella nostra vita e si manifesta con i doni dello Spirito e con i ministeri ovviamente alimentati dal frutto dello Spirito Santo. È così, fratelli miei? Amen. Allora, stasera fammi vedere se sono allegri, fratelli. Voglio guardarvi meglio negli occhi. Siamo allegri nel Signore? Sì o no? Se qualcuno non è allegro, alzi la mano che preghiamo subito. Signore, intervieni, perché qua c'è qualcosa in qualcuno che non funziona. Perché il Signore ha detto attraverso l'Apostolo Paolo, siate del continuo, costantemente, non qualche volta. Amen.
Perché, ripeto, come entriamo, come siamo insieme, è lì che si dimostra e c'è realmente la presenza del Signore. La Chiesa non è il luogo religioso per riunirci e per mettersi a posto nella coscienza, come la pensano tanti. La Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo, è Gesù che è nella nostra vita, in mezzo di noi. Amen, fratelli cari, sorelle care, alleluia. E come vedete, maschi e femmine, fratelli e sorelle, siamo uniti in Cristo e Gesù è il Signore della mia e della vostra vita. Gloria al Signore. Rallegratevi del continuo. Lo ripeto ancora. Vedete con quanta insistenza. Lo ripeto ancora. Secondo voi perché l'Apostolo Paolo è stato portato al Signore a dire queste parole? Lo ripeto ancora. Perché tante volte teoricamente lo diciamo, ma in pratica ci facciamo prendere invece da certi momenti, certe situazioni. Allora è insistente e dobbiamo avere questa parola che sia una parola costante. Lo ripeto ancora, alleluia, rallegratevi, parola d'ordine stasera, rallegriamoci. Volete ripeterla? Rallegriamoci. Ancora una volta, rallegriamoci. Quando uscite fuori, rallegriamoci. Quando siete turbati, rallegriamoci. Amen. È una parola d'ordine, non ve la dimenticate. Amen. Usatela, rallegriamoci. E allora dopo possiamo dire, dopo averci rallegrato, siamo allegri. E un altro cantico, dillo. Allegri, sempre allegri. Come si collegano tutti quanti, lo Spirito Santo riesce a mettere insieme ancora tutto quello che negli anni magari ci eravamo anche forse dimenticati. Gloria al Signore, ma Lui non si dimentica mai. Gloria a Gesù, rallegratevi. E poi ci sono altre cosucce da dirci. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Ve lo voglio dire con un altro termine, Maranata. Ho detto bene? Fatemi sentire, Maranata. Maranata, che significa? Gesù viene, viene, viene. Certamente ci sono partenze personali, io sono nell'antichità. Ogni giorno, e ve lo dico in verità, ogni giorno. Ringrazio il Signore che mi ha dato un'altra giornata, ma lo ringrazio in ogni caso perché è il giorno che mi chiamerà. Non vedo la morte come qualcosa di terribile, perché i figli di Dio non muoiono, si addormentano. Si addormentano, sì o no? La morte fa paura e deve far paura a chi? A chi ha il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, per i figli di Dio. Ma io penso che sarà il giorno più bello, sia a livello personale, poi verrà da un momento all'altro. Sappiamo il Signore ci prenderà mediante lo Spirito Santo. Io sto aspettando l'ultima pioggia dell'ultima stagione, non lo so se la vedrò. In ogni caso, se non la vedrò, aspetterò che la vediate e la possono vedere tutti coloro che sono più giovani. Amen. Ma una cosa è certa, ogni dì con Cristo è dolce camminare per me e per voi, sì o no? E abbiamo fede nel Signore. La fede è fiducia per l'uomo, ma la fede del Signore è quella che ci davo prima, è quello che viene dall'udire, quell'udire che viene dalla parola di Dio. Gloria al Signore, perché la fede umana è la fiducia, ma la fede biblica è invece un dono preziosissimo che viene direttamente da Dio, e diamo a Dio la gloria. Amen. Gloria al Signore. E allora non siate in ansietà per cosa alcuna. E quante ansietà ci sono state in quest'ultimo periodo. Questo tempo che io ho definito i 7 anni delle vacche magre. La cosa che più ci dispiace tante volte e che abbiamo notato, almeno io l'ho notato e penso anche voi, che è già presente l'apostasia della fede. Ci sono molti che hanno rinunciato al Signore. E fa parte di una realtà che viene dalla profezia biblica, vero? Che molti apostateranno dalla fede. Ma chi è santo? Come chi è santo? Chi è santo? Si santifichi sempre. Chi è santo qui? Fatemi vedere chi è santo.
No, alcuni si mettono paura perché il concetto cattolico che il santo è quello che fa i miracoli quando è morto, che si alza. Santo significa separato dal mondo, appartato a Cristo per fare meglio la volontà di Dio. Amen. Siate santi, vi ho più santi ancora. E adoperatevi nell'amore. Gloria a Dio. Amen, fratelli e sorelle. Ecco, è una parola di esortazione. Ma non solo una parola di esortazione, io credo che sia anche una parola di conferma spirituale per ognuno di noi, per dire sono nella giusta direzione, sto camminando come il Signore mi comanda di camminare e voglio essere fedele al Signore fino alla fine. Perché poi sapete che la santificazione, come la santificazione, se nessun occhio vedrà il Signore, però sappiamo che la salvezza per noi è ancora soltanto una caparra. Che cos'è una caparra? Lo sapete? Nella cosa, diciamo normale, date un anticipo a qualcuno e dovete attendere per poi perfezionare qualche altra cosa. Noi siamo salvati per grazia, sì, siamo per grazia, però poi dobbiamo operare in base a quello che è l'opera della nostra fede e dobbiamo essere fedeli al Signore fino alla fine. Quando sarà la parola che veramente ci porterà alla salvezza eterna? Un'espressione semplice. Vogliamo vedere qual è? Entra, benedetto dal Padre mio, nella gloria del tuo Signore. Vogliamo ripeterla tutti insieme? Entra, benedetto dal Padre mio, nella gloria del tuo Signore. Allora sì, non ci sarà San Pietro con le chiavi, lasciate stare, povero Pietro, lasciatelo perdere, sta per fatti suoi, tra le altre cose hanno fatto la reclame del caffè, una continuazione, l'hanno messo in mezzo al caffè, l'hanno messo, che non c'entra niente col caffè, gloria al Signore, ma chi è colui che ci chiamerà e ci farà entrare, se non Gesù, il Signore, il Re dei Re, il Redentore, il Signore e tanti altri belli appellativi che potremo utilizzare anche e sempre, gloria al Signore. E perciò questa parola dice: non siate con ansietà solleciti, sappiamo aspettare. Quante volte chiediamo al Signore, preghiamo, Signore, ma non mi risponde, il Signore non mi risponde. Quanti fedeli ho sempre trovati, fratelli e sorelle, dice: no, a me il Signore non mi risponde proprio, non c'è nessuna risposta. Perché vorrebbero una risposta verbale, vorrebbero come internet, insomma, il Signore si fa sentire, ti sto ascoltando, ti sto dando, ma il Signore non parla così. Nella parola di Dio, il Vecchio Testamento dice che la voce del Signore è simile al suono di molte acque, vero o no? Il Signore parla dentro di noi, molti vogliono qualcosa al di fuori di noi. Non comprendiamo che Dio opera tutto l'opposto. Dio è dentro e poi tante volte anche un'emozione, quando si trasferisce una vera emozione, comincia dentro e poi appare fuori, sì o no? Almeno così è stato sempre per me. Io spero anche per voi sia la medesima cosa. Amen? Allora non siamo con ansietà, in attesa. Quando succede questo? Quando riceverò questo? Quando farò questo? Quando farà quell'altro? Signore, ma quando è che mi rispondi? Signore, ma quando è? No. Dobbiamo avere, ecco, la nostra fede. Signore, non la mia. Continuate. Signore, non la mia. Ma bisogna non dirlo. Bisogna dirlo sapendo di farlo. Non basta. E non sono formule queste. È parola di Dio. Amen. E allora cosa ci porta l'ansietà? Ci porta a non vivere più tranquillamente. L'ansietà ci porta a preoccuparci troppo, a pensare ma come farò o come non farò, specialmente nei problemi che voi sapete, problemi che riguardano i sentimenti di famiglie, che riguardano ancora le situazioni economiche. Come farò? Come farò? Fratelli cari, sorelle care, io ringrazio il Signore solo di una cosa. Il Signore mi ha dato un insegnamento che è rimasto nel mio cuore. Tante volte ho visto in una serata un castello costruito e il giorno appresso non l'ho visto più. Lo dico in verità perché il Signore è qui presente. Non mi sono mai avvilito. Il Signore provvederà.
forse non era adatto, forse non era il momento. È così o no? Perché? Perché dobbiamo confidare nel Signore. Dobbiamo aspettare anche il tempo di Dio. Quanti anni fa, io ricordo il secondo locale di culto del pastore Giuseppe, io parlo anche con Lille perché voi siete stati così legati, così strettamente come lo sono io, Michele Romero e Michele Passaretti. Stesse condizioni, siamo legati in modo particolare dal ministero l'uno all'altro. No? Io ricordo il secondo locale, il primo non l'ho visto, il secondo. Stasera ve lo posso dire, quando tornerò, dico grazie Signore, questo locale è già pronto per abbattere un'altra parete per riempirlo di anime. Questa deve essere sempre la speranza e soprattutto la certezza di fede che il Signore aumenterà, ma non perché il numero è quello che deve in certo qual modo dimostrare una pienezza, ma bisogna farlo per qualità e quantità. La prima cosa è la qualità, sì o no? O viene prima la quantità? Cosa ne pensate? Viene prima la qualità o la quantità? E la qualità cosa intendiamo? Siamo attenti, non ansiosi. Aspettiamo e vediamo che il Signore è all'opera, nonostante che stiamo vivendo i tempi più difficili, almeno in questi tempi, dove c'è immoralità, malvagità, cattiveria e tante altre cose, molto più dei tempi passati. Ma pensate che lo Spirito Santo è fermo? Pensate che lo Spirito Santo non è all'opera? E lo Spirito di Dio sta operando e opera, ma non ha bisogno di manifestazioni particolari, Egli opera nei nostri cuori e anche attraverso la nostra fede. E allora andiamo avanti, e come dicevo prima, andiamo avanti veramente di valore in valore, non ci fermiamo, non ci avviliamo, rimaniamo fermi in quello che sono i principi della fede che il Signore ha messo dentro ciascuno di noi. E quando vediamo che siamo deboli o non ce la facciamo, perché ci sono i ministeri, perché c'è la Chiesa, il corpo di Cristo, qual è la ragione per la quale siamo riuniti, quanti hanno parlato nel passato, ma io a casa mia posso pregare, io a casa mia posso fare questo e quest'altro, sì, a casa tua puoi fare tutti gli spuntini che vuoi, ma il pranzo lo farei sempre fra i fratelli e le sorelle nella comunione spirituale, ovviamente sto parlando spiritualmente, non materialmente, amen. Quando trovo questi qua, dico, ma tu puoi vivere sempre di spuntini, a casa mia io prego, a casa mia io faccio, a casa mia, a parte tutto sbagliato anche a casa mia, perché anche le proprietà che noi compriamo non sono nostre, quelle materiali, almeno per quelle legali, è il governo, il terreno è nostro per morire, è diritto di superficie, ma non di, e figuriamoci poi, chi è che si porterà dietro qualcosa quando ce ne andremo? Allora, abbiamo nuovi cieli e nuova terra, avremo dove giustizia abita. E allora, fratelli miei, il consiglio che viene dalla parola, non siate assolutamente solleciti, ansiosi, sappiate aspettare i tempi, sappiate confidare in Dio. Dice, ma il Signore non arriva mai presto, è sbagliato anche pensare questo, che arriva tardi, per noi arriva tardi. Siamo noi che la pensiamo così, che arriva tardi, ma il Signore sa quando deve intervenire, perché Lui è perfetto in ogni cosa, noi siamo imperfetti, noi però siamo santificati, siamo imperfetti e andiamo verso la perfezione, che il Signore farà Lui l'opera, certamente i difetti li abbiamo, chi è che dice che non ce li ha? Qualvolta sento un fratello, che brutto carattere è quello, che brutto carattere è quell'altro. E quasi sempre quelle che lo dicono non si accorgono che il carattere più brutto ce l'hanno proprio loro. Aiutaci Signore. Alleluia! E che belle parole che ci sono. E voglio darvele, citarvele. Allora dice, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Scusate, questa parola pare un po' che è in contrasto. Ma dobbiamo notificarla a Dio? Ma Dio non conosce tutto quello che ci serve? Io spero che non ci sono tra di voi quelli che fanno una preghiera in questa maniera, o meglio, vogliono una preghiera. Dice, fratello Giuseppe, ho bisogno che tu preghi per me.
E fratello Giuseppe dichiara, per che cosa? Un po' per tutte le cose. Quella è una preghiera che non arriverà mai da nessuna parte. E se la dovessi fare io per qualcuno in questa maniera, gli direi, questa tua preghiera nemmeno io la faccio. Perché un po' per tutte le cose. Ma bisogna chiedere al Signore le cose che sono veramente. E chiamo prima il regno e la giustizia di Dio, è scritto, no? E poi vi darò ogni cosa in sovraggiunta, sì o no? È parola di Dio questa o è parola che mi sono inventato? È parola del Dio vivente? E allora in tutto questo dobbiamo ritenere fermi in tutta questa parola meravigliosa che bisogna rendere noto a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E anche qui c'è bisogno di una piccola riflessione. Rendere noto a Dio, cioè dichiaraglielo, chiediglielo, bisogna chiedere, anche se Dio qua già sa, ma il Signore vuole sentire il tuo cuore che glielo chiedi veramente con sincerità, perché c'è veramente una necessità, ma dire Signore vai, pregate per me, pregate un po' per tutte le cose, e chiaramente non serve a niente, bisogna chiedere, notificare, e un altro notificato dobbiamo credere che il Signore risponderà, sì o no? Però attenzione, chiediamo, come dicevo prima, le nostre richieste devono essere fatte prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose saranno sovraggiunte. E quando preghiamo in questa maniera come vuole il Dio, noi possiamo affermare pubblicamente, tranquillamente, non soltanto che dire Signore mi risponderà, ma diremo ancora, ma con la bocca soltanto, col cuore. Signore, ti ringrazio. Grazie, Signore. Siamo d'accordo? Non sono cose nuove. Nessuno ha delle cose nuove. Ogni cosa viene dalla parola di Dio. E dobbiamo soltanto cercare di non essere dimentichevoli. Il compito dei servitori è questo. Di rammemorare, ricordare, insistere a tempo fuori di tempo, come dice Paolo a Timoteo, predica e insegna, ammaestra in ogni tempo, perché siamo portati alla dimenticanza, siamo portati a essere a volte un po' smemorati e questo il Signore non lo vuole. Sto quasi per concludere, non voglio stancarvi troppo, ma credo che sono cose che abbiamo soltanto e vogliamo soltanto ricordare, perché il verso 7 dice la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, le vostre menti in Cristo Gesù. E poi è finito tutto qua. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto qualcosa? Perché il verso 8 ci dice, quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Posso concludere con queste parole che sono parole di Dio in maniera perfetta. Andiamo avanti, avanti a voi. Questa anche fa parte del mio cantico personale. Lo sanno bene i miei figli spirituali che sanno sempre, ci vediamo spesso, avanti, mai indietro, avanti. Amen. 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 Se Dio ci darà grazia, io ringrazio innanzitutto il Signore, poi ringrazio ancora il fratello Giuseppe, ringrazio i fratelli, in modo particolare, quello che io, lui ha cambiato nome in certe cose. Io lo chiamavo artista, lui ha detto che si chiama artigiano, ma così ti chiami? O artigiano, o artista. L'importante è che ci facciamo adoperare dal Signore, e che continui a cantare in quella maniera, continua a farmelo sentire, e io continuo a commuovermi, ma io spero che si commuovano tanti altri, e nella commozione possono comprendere quanto è grande l'amore di Dio, perché Dio è buono in senso assoluto. Anche se questa frase non la piace usarla, spesso dicono Dio è buono, hanno fatto la scoperta di Cristoforo Colombo, Dio è buono, solo Dio è buono, vero? È scontato, Dio è buono, c'è qualche fratello che dice sempre così,
Dio è buono, ma quando lo imparerai che solo Dio è buono? Alleluia! Che il Signore benedica la vostra vita. Io vi saluto nell'amore del Signore, augurandovi con sincerità che ancora il Signore possa ancora espandere il suo spirito per una fresca, nuova unzione, cominciando dal pastore e dai servitori e tutto il popolo e anche i miei figli spirituali con quali la maggior parte dovremmo vederci, se Dio vuole, sabato. Che il Signore continui a benedire la vostra vita e di questa benedizione venga l'unzione di Dio, perché l'unzione è quella che fa e farà sempre la differenza. A Dio sia la gloria, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Ringraziamo Dio per questa parola. Prima di concludere, voglio ricordare, volevo dirlo prima, dimenticato, che sabato prossimo ci sarà il gruppo Leviti, il gruppo nostro musicale, sono quattro, che faranno il primo concerto in questo locale. Per l'occasione è la Chiesa Evangelica Internazionale, ma quando facciamo questi eventi si chiama teatro gospel, va bene? Quindi un teatro dell'Evangelo, significa. E quindi ci sarà il primo concerto alle... Dove sei, Carmelo? Ah, sabato 23, dopodomani, cioè. Alle ore 20:30 c'è il concerto dei Leviti. Sono tutti i loro brani che hanno fatto. È un concerto rock cristiano ed è soprattutto per i giovani. Ok, soprattutto per giovani, quindi se volete venire col permesso dei vostri pastori, lo dite loro, sarà una gioia, verranno tanti altri, quindi soprattutto è dedicato a, è molto evangelistico, insomma, ci sarà qualche testimonianza, insomma, è un messaggio giovanile per cercare di parlare alle persone nel loro linguaggio. Come diceva l'Apostolo Paolo, io mi faccio tutto a tutti pur di salvarne alcuni, per portarli al ravvedimento e salvezza. Poi un'altra cosa ancora, questo culto di questa sera è sul nostro canale YouTube, abbiamo un canale YouTube che si chiama Chiesa Favara, le riprese video sono state fatte, quindi da domani già, Angela, da domani? Il tempo, lei arriva alla TV e carica tutto, quindi sarà disponibile sulla... Per chi vuole, c'è questo messaggio di stasera, è disponibile sul canale YouTube Chiesa Favara. Basta cercare Chiesa Favara e troverete tutti i video che facciamo, facciamo ogni domenica un video della predicazione. Ok, ci alziamo in piedi? Dovevo dire qualche altra cosa, dimentico qualcosa? Ah, per la Chiesa, domenica prossima si riprende, visto che abbiamo avuto un... si riprende la scuola domenicale. Ok? Quindi tutti i ragazzi, domenica prossima, scuola domenicale. Abbiamo interrotta per il lavoro che abbiamo fatto, il macello che c'è stato, ma adesso riprendiamo alcune attività. Alziamo le nostre mani al cielo. Vogliamo essere grati a Dio per la parola che abbiamo udito questa sera? Siete stati edificati? Siete stati incoraggiati? Col pastore Remo era più forte l'amen. siete stati incoraggiati? Mi sento come te così. Quindi siete stati edificati, portatelo nel vostro cuore. E la parola d'ordine, vi ricordate qual è la parola d'ordine? Qual è? Siate sempre allegri, rallegratevi del continuo, dice la scrittura esattamente, rallegratevi del continuo. A me questo mi faceva pensare una cosa, ve la voglio dire mentre parlava il pastore, faceva pensare quando le cose vanno male, quando le cose vanno male, fatti una risata sopra le cose che vanno male, rallegrati, dice, ma come faccio a rallegrare, le cose stanno andando male, pensaci un attimo, entra nello spirito e fatti una bella risata. Cambierà la situazione? Boh,
ma tu rimani allegro. E così sei del continuo, sei biblico, ti rifletti nella scrittura. Grazie papà, nel nome di Gesù, per la tua parola, per il tuo servitore, Signore, per i pastori che sono stati qui, per le chiese, Signore, per i fratelli. Grazie per ogni cosa, Signore, ogni buon dono viene da te, oh Signore. E tu, oh Signore, ci hai arricchiti questa sera. Ci sentiamo ricchi, oh Signore, della tua presenza, della tua parola, della comunione fraterna, Signore. Siamo stati edificati. E questo, tutto ciò che ha accumulato tutto questo, Signore, sei tu, Gesù, il Signore, il Re dei Re, l'Alfa e l'Omega, principio e fine, colui che ritornerà e ci chiamerà e ci porterà con sé, lo sposo della Chiesa, il meraviglioso Signore Gesù, il Redentore della nostra vita. Ti ringraziamo con tutto il cuore, ti benediciamo Signore e ti prego Padre nel nome di Gesù che ogni fratello ritornando a casa sia benedetto e continua a rallegrarsi, oh Signore, nel mentre va a casa, Signore, e che questa gioia che viene dallo Spirito, Signore, sia del continuo nella vita di ognuno. Sii benedetto quando esci fuori da questo luogo, sii benedetto quando vai a casa tua, sii benedetto quando dormi e quando sei sveglio, sii benedetto quando mangi e quando digiuni, sii benedetto nella tua famiglia, sii benedetto con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi parenti, sii benedetto quando vai al lavoro, con i tuoi compagni di lavoro, che tu sia una testimonianza, che la benedizione di Dio sia sempre sopra di te, ti insegua ovunque tu vai e la benedizione di Dio in te faccia la differenza. Dai spazio alla benedizione di Dio di uscire fuori dalla tua vita e contagiare tutti coloro che ti circondano. Sii benedetto in ogni cosa, ogni parola che esca dalla tua bocca sia di benedizione verso le persone con le quali stai. Sii benedetto, sii benedetta nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica, grazie di essere venuti coloro che siete di fuori e pace a tutti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti. Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo, santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti. Della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo.